un altro intervento di testimonianza diretta. Chiamo che è stata ospite per alcuni mesi della Casa Fiorinda, da una settimana ha terminato il suo percorso di fuoriuscita dalla violenza, quindi, ed ha anche stata partecipe di un progetto insieme a un fotoreporter napoletano, Salvatore Esposito, il quale sta facendo insieme a un altro scrittore un libro che racconta delle storie, ma anche fa un servizio fotografico rispetto ai servizi sociali, alle case famiglia che in genere sono presenti sul territorio campano, ma in particolare si è occupato proprio della casa di accoglienza Fiorinda e ha rivisitato insieme ai luoghi nei quali comunque lei ha vissuto e di cui ci racconterà. Buongiorno, mi chiamo Ketty, sono di Treviso e malgrado l'accento posso dirmi napoletana d'adozione. Io, come tutte le altre donne che hanno avuto il coraggio di denunciare e trovare l'accoglienza in strutture di donne vittime di violenza, posso dirmi una donna fortunata. Sono una donna che può raccontare di essere sopravvissuta alle violenze subite dal proprio ex compagno. Può suonare strano, ma è per pura casualità che oggi sono viva. E se il mio nome non rientra tra quello delle 124 donne che hanno perso la vita lo scorso anno. Nella mia vita ne ho passate veramente tante. Ho subito una prima violenza a 14 anni. A 22 anni avevo già due splendide figlie e purtroppo mi sono state portate via dai miei familiari, che le hanno cresciute come se fossero le loro. Ho cercato di aneggiare il mio dolore nella droga. Ho commesso degli errori ed ho trascorso un periodo della mia vita in carcere per pagare il mio debito con la giustizia. Da donna ho conosciuto anche la difficile condizione di chi vive per strada, di chi di notte dorme in stazione, trovando riparo e calore nei cartoni. Ho conosciuto diverse strutture di comunità per tossicodipendenti, adattandomi di volta in volta alle loro regole e ai loro orari. Nell'ultima struttura, ad esempio, si entrava alle 8 di sera e bisognava uscire alle 7 del mattino. In quel periodo i miei sonni non erano tranquilli, avevo paura di addormentarmi e la mattina mi svegliavo con il terrore di come affrontare un nuovo giorno. È lì che conobbi e mi innamorai, se quello si può dire amore, del mio ex compagno che nel giro di poco ha aggiunto botte e sofferenza alla mia vita. Con lui ho vissuto dei momenti terribili e ho sperimentato il dolore di essere picchiata in mezzo alla strada, nell'indifferenza di quanti assistevano al mio dolore, senza muovere un dito. Mi sentivo ed ero invisibile. Posso dire che di aver voltato pagina il 2 agosto del 2012, quando sono stata accolta a casa Fiorinda. Da quel giorno, con il sostegno delle operatrici e delle altre ospiti, ho lavorato per riacquistare la mia visibilità e per riappropriarmi della mia vita. Durante questa accoglienza ho capito che posso continuare a ridere e sperare, che potevo fidarmi, che potevo essere aiutata, che il mio passato resta quello, ma che il futuro può cambiare e che questo cambiamento dipende da me. In casa Fiorinda ho vissuto anche dei momenti tristi, però questa volta non ero sola ad affrontarli. Sapevo che potevo piangere e che avevo qualcuno accanto a me pronto ad ascoltarmi. Dalle cose più belle che mi porto via da Fiorinda ci sono i legami costruiti con le donne, ospiti e operatrici conosciuti in struttura. La condivisione delle nostre esperienze e delle nostre debolezze e del nostro punto di forza per uscire da questa sofferenza. Insieme si capisce meglio la portata di quanto ci siamo lasciati alle spalle e che abbiamo diritto di una vita serena e normale. Io e le altre ospiti conosciamo bene la violenza in tutte le sue sfaccettature,
dal classico pugno sull'occhio alle sottili umiliazioni ed insieme, durante il lungo e difficile percorso che si conduce verso la conquista dell'autonomia, ci supportiamo, incoraggiamo e sosteniamo a vicenda per vincere le nostre battaglie che finiscono con l'essere delle battaglie comuni. Ogni progresso nel percorso di autonomia compiuta da ognuno di noi è una conquista di tutte. Oggi vivo in un piccolo alloggio, ho un lavoro, ho molta fiducia in me stessa e negli altri e non smetto di combattere per rivedere le mie figlie. Se ho avuto la forza di uscire dal circuito della violenza è grazie alla protezione e al percorso di autonomia avviato in casa Fiorinda, che mi ha dato anche il coraggio di iniziare a scrivere un libro sulla mia storia. E per lasciare il messaggio che è possibile uscire dalla violenza. Quando si è vittima della violenza di qualcuno non bisogna aver paura di denunciare. Non siamo noi a doverci nascondere e vergognare per quello che non ci accade. È un diritto di tutti questo essere liberi e avere una vita serena. Grazie a tutti di cuore.